Arriva un esercito di angioletti su Arte per te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Continua la nostra sfrenatissima corsa verso i festeggiamenti più sfavillanti del Natale. E allora, oggi prendo spunto da una decorazione vintage anni 60. Ve la faccio vedere, l'ho trovata a casa di una mia cara zia e l'ho portata con me. Ho detto, questa gliela devo fare, ragazzi, di Arte per te. Erano questi angioletti da albero di Natale, mai usati, in carta, lasciati così in tonzio. Le decorazioni vintage sono meravigliose e questi angiolettini io ho voluto renderli possibili per tutti voi. Li ho fatti leggermente più grandi con tanto glitter, ma è inutile parlare, andiamoli a creare. Ed ecco l'occorrente per creare i nostri angioletti decorativi per qualunque posto. Aperitivi, bicchieri, alberi di Natale, confezioni di regalo, potrete metterli ovunque. Cosa vi occorre? Qui materiali per due varianti, una in argento ed una in oro. Innanzitutto un paio di forbici, un pennello, un pochino d'acqua e un colore rosa. Io userò gli acquerelli, ma voi potete usare quello che più avete. Uno scovolino per pulire le pipe, li vendono in confezioni da 100 ad 1 euro in tutte le tabaccherie. Un cartoncino giallo se volete l'angelo dorato, un cartoncino grigio se lo vorrete argentato, ma anche un foglio di carta glitterata come questo, lo trovate in moltissime cartolerie. Dei glitter o dorati o argentati o di qualunque colore voi vogliate fare l'angelo. Degli strass o dorati o argentati o di qualunque colore voi vogliate fare l'angelo, li trovate in tutte le cartolerie. E poi dei festoni di questi qui sottili, questi li trovate in questo periodo un po' in tutte le bancarelle, io li ho presi all'IKEA. Dulcis in fundo, delle palline di ovatta pressata, queste le trovate in tutte le cartolerie, ci sono di diverse dimensioni, scegliete quelle che più vi piacciono. Occhio se lavorate con i bambini a non fargliele ingerire perché sono davvero ostruttive, quindi attenzione quando lavorate con i vostri piccoli a tenere sempre il materiale sott'occhio. Ci occorrerà anche la pistola a caldo con relativa stecca, poi ci occorreranno due penne di queste con la punta in feltrino, queste sono le Stabilo Sensor, sia rossa che nera, ci sono in diversi colori, queste me le ha inviate l'azienda, e poi una matita e un po' di Vinavil con un pennello. Cominciamo subito. Come prima cosa prendiamo le nostre palline e con un punto di colla a caldo fissiamole ognuna ad uno scovolino. Una. Adesso prendiamo un rosa ad acquerello. Io ho questi acquerelli qua, che tra l'altro sono di Enzo, come potete vedere da grado di usura, e vado a dipingere il faccino del mio angioletto color carne. Tinteggiate le palline di un pallido rosa pelle, mettiamole ad asciugare. Adesso disegniamo il corpo del nostro angioletto. Io decido la forma proprio con voi, quindi scusatemi se sono certe volte veramente così imprecisa, ma veramente la decido mentre sto facendo il lavoretto. Quindi, fatta la forma, voi troverete la sagoma sulla pagina Facebook di Arte per te, vi metto il link qua sotto, e anche troverete la foto della sagoma sulla mia pagina Instagram, cercate Arte per te anche su Instagram. Vi faccio vedere quale sarà poi la sagoma definitiva. Piego in due il cartoncino e ritaglio in doppio. Quello che avremo alla fine sarà questo, voilà, e questo sarà proprio la sagomina del nostro angioletto, che adesso ricalco anche in grigio e ripropongo anche nell'altra colorazione. Prendiamo il nostro vestitino dell'angioletto, prendiamo la Vinavil e spennelliamo tutto di Vinavil, ben bene.
Ok, e adesso pioggia di glitter sul vestitino. Quindi facciamo aderire ben bene il glitter schiacciandolo. Io lo schiaccio col tappo. Prendo il vestito e voilà, guardate cos'è diventato, un super vestitino lurex. Voilà, mettiamolo da parte. Ad asciugare faccio la stessa cosa col vestitino argentato. A questo punto non ci rimane che disegnare delle simpatiche faccine da angioletto, e allora io comincio dagli occhietti. Due occhietti all'ingiù, da cui faccio partire delle ciglia bellissime, e poi ovviamente le sopracciglia e la boccuccia. Molto molto semplice. Che carini! Eccoli qua, ancora un po' caldi. Adesso pensiamo al copricapo. Con un punto di colla a caldo assicuriamone un pezzetto proprio sulla nuca dell'angioletto, così, attenti a non bruciarvi, eh? Quindi sempre con colla a caldo cominciamo a costruire un turbante arrotolando lo spumoncino via via verso il centro. Quindi punto di colla a caldo e arrotoliamo così, punto di colla a caldo e arrotoliamo. Quando arrivate al centro, tagliate l'eccesso e mimetizzate il tutto. E voilà, l'angelo dorato. In dei cartoncini bianchi scriviamo un messaggino augurale. Metterò Merry Christmas, o anzi, mettiamolo in italiano. E adesso appiccichiamo il tutto. Prendiamo il dorato. Prendiamo la nostra colla, che può essere Vinavil, io userò l'attaccatutto per fare prima, ma anche la Vinavil va più che bene. Sporchiamo una parte del vestito e la parte centrale dell'altra metà, senza però esagerare. Prendiamo il nostro angioletto, facciamolo scorrere ben bene dentro e poggiamo. Voilà! Prima di chiudere del tutto, inseriamo il messaggio e la nostra decorazione angiolettosa è pronta per essere allacciata a qualunque cosa noi vogliamo, che sia l'albero di Natale, o che sia un pensierino, o che sia un segnaposto da legare al bicchiere invece del Buon Natale scrivete il nome, perché no? Veramente è una decorazione che potrete sfruttare in ogni dove del vostro Natale. Prendiamo anche l'angioletto argentato ed eccoli qua, argentino e doratino, pronti per fare scintillare il nostro Natale. Due angioletti, no, aspettate, a questo punto, ultimo abbellimento, mettiamo qualche strassetto, un punticino di colla giusto per renderlo ancora più scintillante, e adagiamo una fila di strass e voilà. E quello argentato è pronto, guardate che delizia! Adesso facciamo anche quello dorato. E voilà, ed eccoli entrambi pronti e finiti. Ho aggiunto uno strass grande anche su argentino, mi piaceva di più decorato così. E allora ditemi di che colore è il vostro Buon Natale e soprattutto ditemi dove aggancerete queste bellissime decorazioni universali. Ora vi lascio alle foto e che sia una scintillante preparazione al Natale per tutti. Un grande bacio!
allora, questi sono i miei e questi sono quelli anni 50. Anni 50 o 60? Non so, penso anni 60. Allora, eccoli qua, guardate che belli, guardate che carini. E questi veramente potrete metterli ovunque, arrotolarli ai pacchetti di regalo, arrotolarli sui rami dell'albero, perché sono molto resistenti, questi scovolini si piegano molto molto facilmente. Nel bigliettino potreste mettere il nome del commensale e agganciarli allo stelo al gambo del bicchiere, allo stelo del bicchiere, arrotolarli attorno al tovagliolo. Sbizzarritevi a creare il Natale più sbrilluccicoso che volete. Naturalmente utilizzate i colori del vostro Natale, la mia è solo un'idea, spero che sia stata un'idea vintage rivisitata che vi piaccia. Se è così, regalatemi un bel pollice in su, condividete il video sulle vostre pagine Facebook e soprattutto venitemi a trovare sulla mia di pagina Facebook, il link ve lo metto qua sotto, e anche sui miei altri canali, Ombretta e Due Cuori Una K. Un canale di beauty e di lifestyle, Ombretta appunto, mentre Due Cuori Una K è un canale di cucina. Io vi aspetto anche su Instagram, venite su Instagram, tutte le anteprime. Adesso ho cominciato a fare delle piccole stories, dei video, insomma divertiamoci insieme su tutti i social. Io vi aspetto e spero di trovarvi tutti. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, buona preparazione al Natale, grazie per prepararlo insieme a me e noi ci vediamo sempre qua per il prossimo video. Ciao!